L'Abruzzo incontra il premier Giuseppe Conte a Norcia. Il governatore Marsiglio e i sindaci abruzzesi hanno fatto il punto con Conte sul cratere sismico e su una ricostruzione troppo lenta e spesso bloccata per mancanza di addetti. Il presidente della regione ha spiegato al premier il paradosso che sta vivendo l'Abruzzo, con miliardi fermi che non producono economia, né reddito né attività, poiché manca il personale necessario per sbloccare i fondi ad assumere centinaia di geometri, ingegneri e legali per esaminare le pratiche della ricostruzione. La città di Teramo era rappresentata dal sindaco Gian Guido D'Alberto, che ha chiesto al premier Conte di passare dalle parole ai fatti. Com'è andato l'incontro con Conte? Un incontro positivo, perché comunque c'è stata un'ampia disponibilità all'ascolto di quelle che sono le esigenze dei territori, però dall'ascolto adesso dobbiamo passare ai fatti, anche perché c'è una legge in discussione in Parlamento, la legge di conversione dello sblocca cantieri. Come sindaci, come territori abbiamo presentato una serie di emendamenti e oggi le parole penso che debbano essere concluse, si deve passare ai fatti. I fatti per noi sono costituiti dall'approvazione degli emendamenti che noi abbiamo chiesto per sbloccare finalmente la ricostruzione, sia la ricostruzione privata, quindi il trasferimento di funzioni di ricostruzione leggera ai comuni con un potenziamento del personale, una stabilità del personale con un potenziamento generalizzato sia per i comuni che l'OSR e una semplificazione per la ricostruzione pubblica, che è ferma in tutti i territori del centro Italia e questo non possiamo permettercelo. In questi anni, questi due anni, abbiamo subito una sottovalutazione del cratere sismico del centro Italia. Al Presidente abbiamo detto che questa situazione non è più tollerabile, adesso lui come capo del nostro governo deve assumersi la responsabilità di portare in Parlamento una linea che è quella di dare una speranza ai nostri territori. Approfittando della disponibilità del Premier Conte, il Sindaco D'Alberto ha anche rivolto un appello al Governo sollecitando un immediato intervento economico per la messa in sicurezza del traforo e del sistema acquifero del Gran Sasso. Va bene la ricostruzione, ma del traforo Conte che dice? Sì, l'incontro di ieri è stata anche l'occasione per un confronto sulla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso, un'esigenza che abbiamo rappresentato il Presidente Conte, che ha ascoltato con interesse le osservazioni che abbiamo posto. E anche qui la risposta non può che passare attraverso lo stanziamento di risorse.